Controllo di vicinato, potenziamento dell'illuminazione pubblica, sistemi di videosorveglianza. Sono tra le proposte, alcune non nuove per la verità, emerse durante il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza di Potenza. Di fronte a ripetuti episodi di furti in abitazione negli ultimi mesi, in alcuni casi mentre i proprietari erano in casa, il coordinamento delle contrade del capoluogo, nelle quali vivono 23.000 persone, un terzo degli abitanti, ha portato al tavolo il senso di insicurezza della gente. Mancanza di rete fognaria in molte zone, mancanza di illuminazione pubblica, strade maltenute. Ultimamente si è aggiunto in maniera drammatica il problema dei furti nelle case. E chiediamo una sorveglianza maggiore. Se i dati del Ministero dell'Interno parlano di un calo dei furti a Potenza, 245 nel 2021 contro i 413 del 2019, le segnalazioni dei cittadini restano sintomo di un disagio su cui intervenire. Il prossimo passaggio sarà l'individuazione di un referente per ogni contrada che farà da interfaccia con le forze dell'ordine. Vengono opportunamente formati e selezionati attraverso incontri con le nostre forze di polizia e che diventano un po' le sentinelle del territorio per segnalare anche movimenti sospetti e che ovviamente richiederanno poi l'intervento da parte delle forze di polizia. Furti e rapine, soprattutto a danno di anziani, sono un fenomeno in crescita a Genzano, sollevato dal sindaco del centro dell'Alto Bradano, dove nel 2021 si sono registrati 37 episodi in un paese di 5.000 abitanti. Abbiamo ritenuto necessario coordinarci con le forze dell'ordine che effettuano già uno straordinario lavoro di prevenzione affinché si ponga attenzione a questo fenomeno prima che la popolazione inizi ad avvertire davvero scarso senso di sicurezza anche all'interno delle proprie mura domestiche.